prendere lo striscione. Esemplare il caso dei giganti del web. Jeff Bezos, Amazon, ha incrementato il suo proprio patrimonio personale di circa 74 miliardi, un rialzo del 349%. Ah, noi siamo qui per manifestare appunto perché una situazione tragica è quella che sta vivendo il nostro paese, persone multinazionali stanno incrementando esponenzialmente il suo fatturato, il loro fatturato, quando ci sono italiani alla fame, quando ci sono italiani che gli viene chiesto di spendere qualsiasi risparmio pur di pagare le tasse, pur di pagare tutte le spese correnti che ci sono quando apri un'attività, quando invece sono questi personaggi, Jeff Bezos, che neanche paga le tasse, ha pagato 11 milioni di tasse in Italia a fronte di 11 miliardi che ne dovrebbe pagare. Quindi qui c'è un furto ai danni degli italiani e c'è un furto che è aiutato e tutelato dal governo Conte. Governo Conte, Conte stesso aveva detto di essere per noi l'avvocato del popolo, quando l'unica cosa che sta facendo il popolo è affamarlo, e un popolo è lasciato da solo in mano delle multinazionali, obbligato a comprare da dietro un PC, facendo così morire tutte le piccole e medie imprese che vivono appunto come venditori di qualsiasi materiale, perché su Amazon, ahimè, si trova qualsiasi cosa che puoi comprare in ogni bottega vicino a casa. Quindi sta morendo così la Firenze bottegaia, che è cresciuta, che si vanta di avere centinaia di anni di storia con le sue botteghe, che sta completamente morendo per causa di persone come Jeff Bezos e tutte le multinazionali che stanno incrementando notevolmente il loro patrimonio sulle spalle e sulla pelle degli italiani. Istituzioni sanitarie e a regime di quasi monopolio. Vedete, un documento per favore.